Ora, non ditemi che uno che si chiama Caco Nocciole non ha un nome di fatto Sussa. E infatti lo sto seguendo da un pochetto e sta andando in giro nel Nether e sta guardando i pavimenti, come se quindi stesse cercando direttamente la netherite da qualche parte. Inoltre è full diamante, potrebbe quindi di fatto interessargli, e infatti ha proprio beccato il lingottino preciso, lo scrap, anzi singolo, di netherite. Anche vero che quindi gli sta dicendo pure fortuna, eh. È difficile trovare la netherite se non ti metti bene lì a fare le esplosioni eccetera, eh? Effettivamente si vede un po' questa roba. E quindi lui che fa? Mica magari si impegna e cerca di farmarla bene con i letti, le TNT. No, utilizziamo la X-Ray. Ma io già dal nome avevo capito che questo giocatore di fatto era un po' sus, ed è per questo motivo che quindi io direi di andarlo un po' a trollare, del tipo: ti chiami Caco Nocciole, ma sai che io sarei veramente un sacco curioso di sapere che skin hai, quindi io ti vado un attimo a levare l'armatura. E ma è il domatore di cinghiali di Clash Royale. Ma è lui, in mutande. Ma quella cresta è riconoscibile a chilometri di distanza. Mamma mia, ma c'ho dei ricordi bellissimi. Eri la mia carta preferita. Come ti sei ridotto a cittare mo su Minecraft nel mio server? E soprattutto, come fai a non farci caso del fatto che ti ho appena levato l'armatura? Guarda bro, che se ora tu ti trovassi qualcuno intorno ti killerebbe, perché ti prendi tantissimo danno. I piglin, se tu non hai qualcosa addosso, guarda che i piglin ti ammazzano, bro. Piglin, attaccatelo. Piglin, attacca. Perché i piglin lo ignorano? Piglin, c'è lui qui. Perché? Eccolo! Oh, il bro non si è accorto che non ha l'armatura. Oddio, pure i piccolini, sì. Tu sei un domatore di cinghiali. Ti faccio combattere con un qualcosa che le assomiglia. Anzi, ti faccio combattere con i cinghiali di Minecraft. Lo Zoglin. Oddio, che però non ci entra. Eh no, è troppo largo. Certo che poi detto da me. Sta di fatti ora fuggendo da quello che è la sua sorte. Però non se ne è accorto del fatto che non c'ha l'armatura. Stava cercando di farsi full netherite il bro, perché voleva andare a combattere in maniera molto più forte, in maniera molto più tryhardosa la gente. Io tra l'altro spero di riuscire a portare uno di questi giorni qualcuno in controllo, perché fa sbrigia, è pazzo. Domatore di cinghiali c'ha più 20% di velocità. Perché il problema, essendo che sono proprio persone che cittano in maniera palese, o non le porto in controllo oppure non si fanno fare controllo, perché tanto si prenderebbero al massimo ancora più tempo di ban e ammettono prima di solito. Anche perché guarda come stai andando in giro. Io ora a questo punto io vorrei provare a fare la trollata suprema, no? Io provo a mettere qui. La mettiamo qui dietro, vediamo se riesco. No, è troppo vicino. Devo mettere un po' più lontano. Vorrei mettere la netherite, ma proprio tanta netherite. Ma proprio che lui deve per forza fermarsi. Eccolo qui, Ancient Debris. È lì in fondo, incominciamo a fare un gigamuro. Vediamo se riesco ad attirare la sua attenzione. Dai, no, sta passando dritto. Dai, non posso lasciare questa gigantesca vena di netherite, tra l'altro. Che se poi qualcuno all'interno del server la troverà, avrà trovato la fortuna. Vabbè, io la lascio qui. La lascio qui. Qualcuno di voi, se un giorno la troverà, mi raccomando, mandatemi lo screen o scrivetemelo. E provo. Oh, gli è partito il totem. E il bro si è... Che scarso. Il bro non si è accorto che non aveva l'armatura. Ma che scarso. Ma dai, io stavo preparando tutta la trappola. Stavo preparando tutto quello che potesse tornare utile. Vabbè, scusa, ma se faccio così, no? Lui si farà di fatto qualche domanda. Come si chiama? Caco Nocciole. No, se faccio becco non lo porto qui. Tippiamolo. Vediamo se di fatto si fa qualche domanda o dice qualcosa. Sei stato riportato a dove eri prima, bro? Com'è possibile? Hai un angelo che ti sta dando una mano? Com'è possibile questa cosa? Vediamo se si prende questa gigantesca. Dai, prendila. Sì, la vuoi. La vuoi, hai trovato la fortuna. Te la rifai tutta l'armatura che c'hai, se riesci a sopravvivere. Questo è perché sopra di te ci sono giusto un paio di bro. Che sarebbe veramente un problema se io li avvicinassi in qualche modo a te, vero? Oh, è pazzito! Oh, è partito! No! Dai, è partito, non torna più. Vabbè, ne metto altri. Bro, mi dispiace, ma i cinghiali si stanno prendendo la vendetta. I cinghiali si stanno vendicando di te e di quello che fai, bro. Mi dispiace. Vedi, voler essere troppo avaro, voler prendere troppa roba. I baby cinghiali che sono riusciti ad entrare perché era più basso. Oh, si sta provando a resistere, ma la vedo dura. Il totem non so quanto ti possa di fatto tenere in vita, bro. Oh, invece ce la sta facendo. E non è vero, l'ho un po' gufato. Vabbè, io la roba la lascio qui a terra. Se mai un giorno qualcuno la troverà, anzi, venite nel server così che la potete trovare. E io ora però voglio chiedergli un attimo informazioni. Ma come è possibile che tu che domini i cinghiali sei appena stato dominato da loro? Tralasciando poi il nome molto particolare che ha.
una mandria di mucche nel Nether. Non erano mucche, erano cinghiali. Dovresti riconoscerli tu. Non riesco a prenderlo sul serio. Ma guarda che faccia. Per favore, lasci un like. Guardalo. Guardalo con che faccia te lo sto chiedendo. Sì, ma com'è possibile? È un aggiornamento del server. Abbiamo fatto l'aggiornamento patch 2.6 costo di Elisir. Se cogliete questa citazione, scrivetemelo nei commenti. E ora è tutto pieno di cinghiali. Se usi la X-Ray, loro si attivano e vengono a massacrarti di botte e ti fanno cacare nocciole. Tutto d'oro. Ma che X-Ray? E come la stavi trovando allora? Tutta quella netherite. Anche perché quelli che sono veloci a farmare la netherite, di solito ci sono persone che riescono a fare una sorta di speedrun all'interno del server e diventare full netherite in una mezz'oretta, 40 minuti, impegnandosi un sacco. E il bro voleva che fai? Volevi utilizzare il boost e batterli? Quella netherite stava alla vista di tutti, ma non alla tua prospettiva. Vabbè, risolviamo facilmente. Mi dai Anydesk e ti faccio controllo H. E non citti, giuro che ti regalo io una full netherite e anche delle mele OP per scusarmi. Guarda, cioè proprio non puoi rifiutarti se non stai cittando. Se invece stai cittando, diciamo che questa offerta che ti ho fatto non è che ti fa comunque comodo. Io sono il codice fiscale, ma ho la... Che cosa c'entra? Sono un attimo... Sto laggando. Sto laggando con la testa. Che significa? Non ho capito. Caito. Non ho altri documenti, ma io non li voglio vedere. Ma è un programma per fare i controlli hack questo. Non è altro. E ricordati che come Fortnite il server di Domi non chiederà mai la tua password. Devo ancora fare il passaporto, vabbè. Ti faccio espatriare io, ho capito. Ho capito, dai, basta. Questo qui sta trollando. Lo balliamo per cheating per 30 giorni. Basta, arrivederci. Anzi, arrivederci proprio, è la motivazione del ban, basta. C'è il bro Paperotto che in realtà ha anche un bel po' di roba, è abbastanza messo bene, che a quanto pare ha voluto un attimo testare se la kill aura funzionasse all'interno del server e purtroppo è rimasto spiacevolmente sorpreso. Ah, ha provato a cittare insieme a quello che sembra un suo amico qui, bro, ma che stai facendo? Probabilmente sta utilizzando le hack insieme in compagnia di qualcun altro, ma questa roba io non la voglio permettere in alcun modo. A parte che lo stanno appena massacrando di botte. Vediamo se si attiva. Vediamo se si attiva la kill aura. È caduto. Ma dai, ma come puoi essere così scarso? L'hanno lasciato scappare. Hanno provato a fare un TP kill e l'hanno lasciato scappare. Ma che fanno? Paperotto, ma sei imbarazzante. Ma cosa stai con... Dai, fammi vedere questa kill aura. Valla a prendere, è lì. È lì, bro, prendilo. Dai, menalo. Fammi dire la kill aura. È partito una menant. È partito una menant. Lo stanno inseguendo malissimo. Oh, quella hit era un po' sus. Quella hit era molto molto strana. Regia, per favore, mettete al rallentatore quella hit che ha preso, che era di fatto molto molto strana. Vediamo un po' un attimo. Oh, li sta anche trollando. Li sta anche trollando. Che pazzo Sergio. Che pazzo Sergio killer. Non si arrendono. Stanno continuando a inseguire. Dai Sergio, fuggi bro. Scappa. Bro, mi sa che dovevi settarle un po' più alte, perché non riesce a prenderlo. No, signor Paperotto, no. Si è nascosto sopra l'albero. Si è preso il kit utente. E il bro vuole combattere. Il bro vuole combattere questo 2v1. Bro, mi dispiace, però mi sa che sto 2v1 non sa da fare, A prescindere che siano hack o meno, bro, mi sa che sto 2v1 lo vai un po' a perdere, insomma. Però, a questo punto, andiamo a portare in controllo il bro Paperotto e gli chiediamo: ciao, scusami, per caso stai utilizzando la kill aura? In maniera molto gentile, molto tranquilla. Yep, perfetto. Banniamolo quindi per 14 giorni per ammissione hack, perfetto. Avete presente quello che ho bannato prima? Ora mi risulta che sta con un altro account, che era quello lì che ho visto prima. Quindi andiamogli a chiedere direttamente. E tra l'altro, ma sta con la skin da hacker. Ciao, stai cittando? Glielo chiediamo direttamente, visto che col bro di prima ha funzionato, magari funziona anche con lui. No, potresti passarmi dati Anydesk in modo tale che io possa verificare? Ok, perfetto. Grazie mille.
perché magari in realtà non sta citando, però potrebbe essere appunto un banevading. Ragazzi, io gli stavo cercando di fare controllo, ma è uscito. E quindi il gioco l'ha bannato direttamente per slog sotto controllo H. Quindi in realtà i dati che mi aveva passato erano anche fake. Ma dai, bro, ma mi caschi così. Abbiamo qui un I'm Ciro, quindi che probabilmente vuole napoletanizzare il server. Questo è perché è partito subito, si è fatto fornace, si è fatto picconi iniziali, tutto quanto. E l'anticit me l'ha riportato che potrebbe stare utilizzando l'X-Ray, anche perché mi sono perso. Era per questi pizzi, dov'è? L'ho perso. Ma scusami, mi sono perso I'm Ciro, dov'è? Ecco, scusami, ti ho disturbato per caso in un tuo momento privato. Guarda qua come ha scavato tutto quanto subito, preciso, paro paro per tornare in... Mamma mia. Bro, ma che pensavi di poter startare? Che volevi fare? Grande Osimhen che prende parte sulla fascia, corre la prume. Bro, non hai capito proprio niente. Fai vedere il suo inventario, secondo me non c'ha niente praticamente. Infatti no, c'ha piccone in legno. Ah, si è preso la cobblestone, si è fatto il piccone in pietra. Si è preso il ferro, si è fatto piccone in ferro. E mo giustamente si fa i diamanti. Il bro sta facendo tutte quante le evoluzioni, ma le stai facendo nel modo sbagliato, Ciruzzo. Non va bene questa cosa. Mi dispiace, e proprio per il tuo nome io farei un piccolo tributo a quello che è tutto quanto, con una piccola esplosione che farei così. La volevo fare leggermente più piccola l'esplosione, però ha funzionato. E via di ban subito ad Emciro per 30 giorni per cheating. Arrivederci. C'è questo ragazzo che si chiama Vulcanoid che in chat sta spammando che vende mob spawner di qualsiasi tipo, basta che glielo chiedono, e lui in poco tempo glieli può anche procurare. E questa cosa mi risulta un sacco sus, specialmente per il fatto che è messo abbastanza male. Ha iniziato da poco, mentre che ve lo stavo dicendo ha trovato un mob spawner. Ha trovato un mob spawner di zombie. E sarei curioso di sapere, tra l'altro, se in questo mob spawner che ha trovato, oltre a questo, in realtà ne ha trovati anche altri prima. Lui, i mob spawner che prende diventano dei mob spawner digitali, che sono i mob spawner che si trovano proprio all'interno del server. Tra l'altro ci sta morendo. Farebbe molto ridere questa cosa. Però no, purtroppo è sopravvissuto. E si può prendere le ceste, si può prendere tutto quanto. Io gli voglio guardare al volo l'inventario. E ne ha un botto. Ne ha un botto. Guarda qua, 4 di scheletri. Questi valgono un botto. Sono buonissimi perché ti aiutano anche per fare le farm, per farmare i soldi. E proprio per questo motivo va fatto un sacco attenzione a persone del genere, perché persone del genere possono rovinare l'economia. O comunque, mentre ci sono persone che si impegnano un sacco a giocare e a impegnarsi per scalare l'economia, arriva qua il bro di fiducia che vuole subito fermare tutto quanto. Ma non ha capito che farlo nel mio server non è consentito e nessuno glielo permette. Ci sono le persone che apposta stanno controllando e che controllano in generale, proprio come sto controllando io ora. Quindi mi dispiace, bro, ma stai soltanto perdendo tempo. Non potrei fare nulla. Ah, ne ha trovato pure un altro. È pure fortunato. Ed è di ragni, tra l'altro, vedo. È pure fortunato. E sto notando che sta anche ignorando i diamanti. Quindi è una persona che punta a fare i soldi, non punta in generale a prendersi materiali che lo possono aiutare ad essere più forte. Sta puntando al dinero, alla moneta, al cash. Vuole farmare soldi e lo sta facendo a quanto pare quindi con i mob spawner, perché c'è una vera e propria economia enorme intorno ai mob spawner. Pensate che per esempio con le stelle si possono shoppare, ma soltanto alcuni. E guarda quanto vale quello lì dello scheletro, costa un sacco. E il bro ne ha 4, sarebbero già 20.000 stelle, che sono una moneta abbastanza rara all'interno del server. Come vedete io ne ho 8.000. E tra l'altro sarei pure curioso di sapere che cosa sta trovando. Lui nel dubbio piglia tutto, passo piglia tutto, non gli interessa niente e sta andando avanti così. Vediamo se tra l'altro ce ne sono anche in asta dei mob spawner, però no, questo è perché non appena vengono messi subito se li prendono, perché appunto interessano ad un sacco di persone i mob spawner. Ed è per questo che quindi sta contattando in privato le persone e gli sta chiedendo se sono interessati a comprare dei mob spawner, perché il bro a quanto pare ne sa comunque in generale di survival e di cose del genere. Non è la vista a raggi X, è la vista raggi XYZ, cioè per vedere così lontano. Come fai? Sei un server a parte, non puoi. Ma siccome il bro si vuole divertire a rovinare e a trollare un po' l'economia di tutto quanto il server, guarda com'è che si controlla anche intorno. Io quasi quasi al bro, io non è che gli farei un semplice ban, un semplice controllo. Ci sono dei diamanti che mi occupano la visuale. A questo punto al bro non ha capito proprio niente, va trollato per forza. E che fai? Non lo trolli a uno che ti vuole dare problemi sul server? Per forza
stava trollato. Cioè abbiamo un sacco di cose che si potrebbero fare e vediamo un pochetto. Mi diverto molto spesso, lo sapete, a fare robe di questo tipo, di poter far crashare Minecraft, che ti devo dire non sarebbe una cosa sbagliatissima. Però ci abbiamo un sacco di mucche pazze, anche mi ispira un sacco. Non smettere di saltare. Il Rickroll! Gli posso far partire il Rickroll! Oddio, immagina cittadini nel mio server e viene Rickrollato. Questa mi sembra una giustissima punizione. Mi sa di sì. E mi sa che gli facciamo partire il Rickroll. In questo momento dovrebbe avere gli audio boostati a 1000 di una mega canzone Rickroll. Il bro sta cercando dov'è il mob spawner dei Rickroll. Immaginate che in questo momento lui sta sentendo questa. Guarda, ora me lo faccio su me stesso. Aspetta, voglio trollare. Sono Mr. Domi e gli voglio far partire il Rickroll. Ah, si sente così. Immagina il bro in questo momento che cosa sta vivendo della sua vita. No, non me lo riesco a stoppare. Non posso stopparmi il Rickroll. No, per fare l'esperimento ho ricrollato me stesso. No, aspetta. Fuggo dal Rickroll, ok. Era un attimo una situazione disastrosa. Ma il bro si è destinato che deve avere questo piccolo sottofondo musicale. Allora direi che a questo sottofondo musicale ci aggiungiamo anche qualcos'altro. Ci aggiungiamo un arrow spam. No, le frecce vengono stoppate tutte quante intorno. Però lui le dovrebbe vedere in teoria. Lui in teoria in questo momento dovrebbe vederle con le X-ray. Io non so lui, io mi cagherei addosso tantissimo. Guarda quante frecce ci sono. Tutte frecce che stanno cercando di raggiungerlo. Il bro se l'è accorto. Io mi cagherei addosso malissimo se vedessi una cosa del genere. Ma guarda che effetto c'è. Madò, che fa paurissima. Fa paurissima una roba del genere, raga. Oh, il bro ha preso, non lo so, la traversa. Ha girato di scatto. Non sta più andando alla mineshaft. Eppure c'era quasi arrivato. Ci sono dei mob spawner in questa mineshaft. Non è stata toccata. Perché è andato di... Ah, ha visto quest'altro mob spawner. Che è il mob spawner di scheletri. Che vale parecchio. No, bro. Io quel mob spawner non te lo posso lasciare prendere assolutamente. Perché già hai fatto abbastanza danni. A questo punto farei... Vediamo un po'. Un arresto. Bro, questa è Bedrock. Magari so che non te ne rendi conto perché hai la texture pack dell'X-Ray e ce l'ho anch'io in questo momento. Ma andiamo un attimo a levare questa texture pack dell'X-Ray. Bro, sei rimasto incastrato. Ma come fai ad uscire? Mannaggia, no, non puoi più. Ma come facciamo? Guarda qua ce ne stava anche un altro. Anche questo di scheletri. Questo stava per sbancare tantissimo. Bro. Ho capito, il bro è molto tentato. Il bro vorrebbe a tutti i costi e con tutto se stesso liberarsi. Non vuole tornare allo spawn perché vuole quei mob spawner. E come facciamo? Penso che ci metti un pochettino a rompere la bedrock, secondo me, eh. Guarda, per darti anche una piccola speranza, io ti do un bel ace al 100. Vai che così rompi più veloce. Ce la farei di sicuro a rompere questa bedrock, non ti preoccupare. Vai bro, scava. Vai che ce la fai, io credo in te. Se ne è accorto. Se ne è accorto che ha un attimo visto. Si sta facendo anche un po'. Ha rotto il piccone. No bro, hai rotto il piccone. Non puoi più rompere. Vabbè che a pugni vai veloce come se fosse terra. Quindi GG. Però bro, mi dispiace, ma io devo assolutamente confiscarti questi mob spawner via così. Procedo anche ad un bel ban di 30 giorni per cheating. Vieni qua, facciamo così e arrivederci. Anzi, lo banniamo per... questo sta continuando a scavare, guarda. Sta facendo uno spazio enorme. Non si ferma più. Lo banniamo per... mob spawner. È diventato lui un mob spawner.